Buongiorno a tutti e benvenuti al tradizionale appuntamento del servizio di accoglienza alla vita di Ferrara. Siamo giunti alla 44esima edizione della giornata per la vita, indetta dai vescovi italiani per celebrare, annunciare, difendere la vita umana di chiunque e in qualunque situazione. Grazie per aver accolto il nostro invito a fermarsi e riflettere insieme a noi sui grandi temi che stanno a cuore non solo della comunità ecclesiale, ma anche della società civile nel suo insieme. Eh, vorrei con voi iniziare subito dando la parola a Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Perego, nostro Arcivescovo, che ringrazio per la grandissima disponibilità che anche quest'anno ha avuto ad essere con noi, seppure in video. Siamo certi che torneranno tempi più sereni e che potremo incontrarci di persona quando la prudenza, che è la virtù di fare le cose giuste al momento opportuno, ce lo consentirà. Grazie Eccellenza, la ascoltiamo. Grazie a Chiara e a tutti i collaboratori che hanno realizzato questo tradizionale ormai convegno nella giornata della vita. Coltivare e custodire. Questi due verbi del racconto della creazione della Genesi accompagnano la giornata della vita che celebriamo nelle nostre chiese in Italia domenica 6 febbraio. Sono 44 anni da quando è entrata in vigore la legge sull'aborto nel nostro Paese che il Movimento per la Vita, nato dal popolo di Dio, nelle nostre comunità, segnala la gravità di una decisione che ha portato a 4 milioni di aborti nel nostro Paese, oltre 65 mila nell'ultimo anno. Viviamo questa giornata in un tempo non facile per le nostre famiglie e comunità per una pandemia che ha segnato profondamente le relazioni, ha creato contrapposizioni, ha dimenticato gli ultimi e che ha segnalato il valore di questi due verbi, coltivare e custodire, per la vita delle persone, soprattutto di chi è più debole e ha bisogno di cura. Viviamo questa giornata anche in un tempo in cui il nostro paese, il nostro territorio ferrarese hanno raggiunto il massimo di denatalità. Da un secolo a questa parte, una situazione più grave anche dei tempi delle due guerre mondiali. In questa situazione di pandemia e di denatalità, i verbi della creazione, coltivare e custodire, assumono un significato particolare. Coltivare la vita significa favorire una cultura dell'incontro, della vita e non dello scontro e della morte. Educare le giovani generazioni a rispetto delle persone e dell'ambiente in cui vivono. Custodire la vita significa custodire nella fede il Dio della vita e avere cura di ogni persona come immagine e somiglianza del Dio della vita, come un fratello e una sorella. La giornata della vita sia pertanto una giornata per sollecitare e rafforzare la responsabilità di tutti attorno alla vita che è generata, che nasce, che cresce, che soffre e che muore. Ringrazio di cuore Sua Eccellenza l'Arcivescovo per le sue riflessioni così puntuali. Eh, I numeri possono sembrare freddi ed impersonali, ma questi numeri descrivono persone, drammi che coinvolgono ben oltre i conteggi e dicono di un mare di dolore a dir poco da moltiplicare per due che ha bisogno di consolazione e di riparazione. Ricordo anche a chi ci segue oggi che alle 18 potremo pregare con l'arcivescovo durante la Santa Messa presso la Basilica di San Francesco, così che tutto ciò che di buono per la vita abbiamo in animo di fare sia purificato e benedetto dalla preghiera della Chiesa. E lo ringrazio anche per la sollecitudine con cui guarda alla presenza e all'operato del servizio di accoglienza alla vita. Eccolo il nostro SAV. Abbiamo con noi due colonne da sempre dell'associazione. Ve le presento. Sono Maria Chiara Lega Scutellari e Alessandra Cescati Mazzanti, eh, past president, presidente uscente, prossimo presidente. Saranno loro a raccontarvi qualcosa delle nostre attività e ai cambiamenti che si affacciano. Grazie carissime per la vostra immensa dedizione. A voi la parola. Grazie carissime, ci poniamo davvero tutti sotto il manto di Maria. Il messaggio che i vescovi italiani hanno preparato per la giornata per la vita è ricco di spunti. Abbiamo pensato di seguirne alcuni che partendo dall'analisi della situazione di pandemia, che ormai ci mette a dura prova da due anni, aprano lo sguardo accorgendosi di tanto altro che accade e che magari in sordina sta cambiando o minaccia di cambiare la nostra vita. Se siamo sinceri, ci esorta il messaggio, con realismo dobbiamo ammettere l'evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, si faccia carico della vita del prossimo e la custodisca dal male dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione. Abbiamo inizialmente elogiato i medici e gli infermieri che si sono prodigati al meglio delle loro competenze e possibilità reali, eppure pian piano è emerso un sentimento di sospetto e di autoreferenzialità, di diffidenza, che arriva talvolta fino al rifiuto delle cure. La pandemia è diventata l'argomento principale, se non totalizzante, di ogni conversazione, catalizzando e persino dirigendo il dibattito pubblico. Forse non ci siamo pienamente accorti che abbiamo trasferito in questa contingenza drammatica ma circoscritta molte delle inquietudini esistenziali della nostra disorientata cultura moderna. Il conflitto tra libertà personale e bene comune, la rivendicazione di qualsivoglia diritto e la pretesa di avere tutto e subito, il dilemma di come usare le risorse intellettuali, umane, economiche, che non sono infinite. Sono tutti nodi che non si risolvono nel bel mezzo di una crisi di portata mondiale. È la ragione che deve trovare dei criteri generali che poi possono essere applicati nella concretezza del momento presente. È di un pensiero alto che ha bisogno l'azione politica e sociale. Abbiamo di fronte, anzi vi siamo immersi come singoli, ma anche come comunità civile ed ecclesiale, delle sfide importanti di cui parliamo esplicitamente ancora poco. Sta cambiando l'approccio sociale e personale alle grandi questioni che delineano tutta la vita dell'uomo, dalla nascita alla morte. È questo l'ambito delle grandi riflessioni bioetiche che sono ben presenti nel messaggio dei vescovi e che oggi affidiamo alla riflessione di padre Augusto Kendi, direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale della salute. Grazie, padre Augusto, della sua disponibilità ad affrontare dei temi così delicati e cruciali. L'ascoltiamo con attenzione. Grazie Chiara di questa opportunità che ci viene offerta in occasione della 44esima Giornata Nazionale per la Vita, che ha come tema Custodire la Vita. Questo breve intervento lo svolgo in questa splendida cornice del Monastero di San Giorgio, una cornice che ci ricorda la custodia non soltanto del bello, ma anche la custodia della vita, così come viene indicato dal messaggio dei vescovi alla comunità ecclesiale italiana. Questo tema viene colto oggi in una situazione particolare, nella quale i diritti hanno assunto un'impronta preponderante rispetto ai doveri, diritti che molte volte non hanno neppure la radicazione nei, nei valori fondamentali della vita, della salute, del convivere. Doveri e diritti sono invece due facce di un'unica medaglia. Di fatto oggi noi assistiamo ad una rivendicazione esasperata dei diritti e questo ci porta a considerare ogni persona come una realtà unica, una realtà individualista. Addirittura questa visione ci porta ad essere non l'uno con l'altro, ma piuttosto l'uno contro l'altro così come ce ne dà prova anche la pandemia nella quale ancora siamo immersi, dove ciascuno pensa al proprio interesse, laddove ciascuno non ha lo sguardo attento alla decisione dell'altro, una considerazione quindi che ci chiude nel nostro io. Il messaggio dei vescovi, richiamandoci l'impegno di custodire la vita, custodire ogni vita in qualsiasi manifestazione essa si presenti, ci apre ad una dimensione antropologica nuova che dovremmo insieme riscoprire sia come comunità civile ma anche come comunità ecclesiale. Custodire significa avvertire l'altro come qualcuno che mi appartiene essere cioè interpreti di questa vicinanza, di questa prossimità, laddove la vita sboccia nel suo sorgere fino anche al suo esaurirsi in modo naturale. Ieri eravamo più attenti al sorgere della vita per i diversi problemi che intaccavano questo sorgere così splendido. Oggi, come ce ne danno prova anche le discussioni in ambito giuridico, politico, etico, è il termine della vita che crea problemi. Il termine della vita pone delle difficoltà enormi, soprattutto laddove non riusciamo a custodire la vita, soprattutto in questi momenti terminali, laddove piuttosto la qualità della vita, i criteri della bellezza, dell'autosufficienza, della razionalità hanno il sopravvento sul valore della dignità di ogni vita. Siamo quindi immersi in una realtà che ci interpella, una realtà alla quale veniamo richiamati soprattutto dal messaggio dei vescovi, custodi della vita, custodi di ogni vita. Certo, di fronte a questa situazione... Il nostro sguardo deve essere posto su una dimensione antropologica nuova. Non si tratta quindi di verificare che cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare, ma piuttosto chi siamo, qual è la dimensione profonda, la dignità di ogni vita. È quindi uno sguardo antropologico nuovo, uno sguardo che ci pone l'uno al fianco dell'altro, l'uno per l'altro, superando quella dimensione solipsistica che ci rende nemici gli uni nei confronti degli altri. Essere in società, la polis, ci richiama ad essere in comunione, ci richiama ad essere insieme e ciò che costituisce il collante del nostro stare insieme, sia come comunità civile, sia come comunità ecclesiale, sono quei valori fondanti Propri della disponibilità, dell'accoglienza, della solidarietà, della vicinanza, della prossimità, del prenderci cura gli uno degli altri, custodire e custodirci gli uni, gli uni gli altri in forza di quella dignità che noi ritroviamo riflessa in ogni vita, in ogni persona, dal suo sorgere fino alla sua conclusione naturale. Siamo cioè richiamati a questa custodia che ci fa superare le nostre barriere, le nostre chiusure, le nostre grettezze e ci rende gli uni per gli altri veramente custodi, accoglienti. Tu sei importante per me, tu mi appartieni. Ecco il senso della custodia alla quale siamo richiamati dal messaggio dei vescovi italiani. Una custodia che ci rende attenti gli uni nei confronti degli altri, sempre e in ogni circostanza. Il dibattito attuale in Italia ci riporta a delle discussioni molto profonde, a delle discussioni anche molto accese, soprattutto in merito al senso del fine vita, in merito anche alla depenalizzazione del consenziente, tutti i problemi questi che ci richiamano ad essere dei veri, autentici custodi della vita, persone cioè che si prendono carico dell'altro, sempre, in ogni circostanza, fino a quando riconosciamo la dignità di ogni persona fino al suo ultimo respiro. E in questo riconoscimento, dell'essere cioè custodi della vita, noi ci riconosciamo partecipi di quel mistero di amore, di grazia che la trascendenza che si è fatta carne nella nostra carne, sangue nel nostro sangue ci ricorda, ci pone cioè ad essere attenti, scrutatori di questo mistero di salvezza, di grazia che transita accanto a noi nel volto di ogni persona custodi quindi di ogni vita, custodi quindi di quei valori inderogabili, perenni, che Dio ha posto al nostro fianco, perché Lui stesso si è fatto scintilla di vita al nostro fianco nella nostra storia. A ciascuno di noi quindi riscoprire il senso del custodire, della reciprocità. Dell'accompagnamento, dell'incoraggiamento, soprattutto in un momento nel quale, come c'è da atto questa pandemia, siamo così compresi nelle nostre solitudini, nelle nostre disperazioni. Siamo cioè delle persone ammutolite di fronte a ciò che avviene accanto a noi. L'invito dei vescovi ad essere custodi della vita. Ci aiuta quindi a recuperare il senso di appartenenza, il senso di solidarietà, di dialogo, di vicinanza, del prenderci cura l'uno dell'altro, sempre e in ogni circostanza. Soltanto in questo modo saremo dei veri custodi della vita, saremo veramente degli artefici accanto a Dio di questa custodia. Che ci fa grandi, perché ci fa recuperare anche quel senso dell'umanum che molte volte abbiamo dimenticato, disperso nei mille rigagnoli frettolosi della nostra vita. Quell'umanum che ci fa riconoscere l'uno nell'altro, l'uno per l'altro, in quella comunione che ci rende comunità, che ci rende polis, una polis benedetta da Dio perché la sua pace, la sua benedizione. Perché la sua stilla di grazia è posta al nostro fianco nella nostra stessa vita. Riconoscere questa presenza di Dio nella nostra vita, in ogni vita, significa rendere grazie a Lui di questo dono e al tempo stesso essere custodi, attenti, premurosi di ogni vita. E solo in questo modo noi potremo crescere vivere sia come uomini sia come cristiani, creando così una nuova comunione all'insegna della custodia e di una rinnovata e autentica speranza. Ringrazio tantissimo Padre Augusto che con mirabile sintesi ci ha condotto nei passaggi forse più impegnativi del messaggio dei vescovi e lo ringrazio perché con il suo ufficio e le sue iniziative formative lui è sempre a disposizione per chiunque desideri approfondire le spinose questioni etiche e bioetiche che dovrebbero tanto appassionare non solo gli addetti ai lavori come il personale sanitario, ma tutti gli educatori. Eh, C'è un luogo specialissimo dove la vita nasce, cresce, si prepara ad affrontare le vicende del tempo ed è la famiglia. Se inaridisce la fonte della vita, le ripercussioni sociali... Sono già ampiamente prevedibili dalla sociologia e dalla statistica, ma i danni spirituali ed umani sono forse incalcolabili. Lo ricordava anche l'Arcivescovo nella sua introduzione a questo convegno: la denatalità è davvero un segnale preoccupante e insieme un campanello di allarme sullo stato di salute della nostra speranza. Eh, chi meglio di Andrea e Marilia Botti possono affrontare il tema della vita? Loro, che sono i direttori dell'ufficio diocesano per la pastorale della famiglia, ma che soprattutto sono i generosi genitori di cinque figli dalla nascita e poi di un'altra, e poi per qualche tempo di oltre una dozzina di pargoletti che hanno trovato nella loro casa un rifugio accogliente e consolante. E da qualche mese stanno anche imparando la pagante mestiere di nonni. A voi, con un grande grazie, la parola, carissimi Andrea e Marilia. you <laughs> Grazie, Andrea e Marilia. Voi, come tanti altri sposi generosi ed accoglienti, siete davvero un incoraggiamento e una dimostrazione che si può, che qualcuno ci dà la forza di fare il bene, se solo si incomincia con fiducioso affidamento la strada che abbiamo intravisto come giusta. Talvolta le difficoltà sembrano insuperabili, talvolta ci sembra, ed è vero, di non avere i mezzi per compiere il bene che pure vorremmo realizzare. In tante case, anche in quella del servizio di accoglienza alla vita, le cose vanno così. Ma in 34 anni di attività, alla fine dei conti, ci siamo sempre ritrovati con l'abbondanza e non con il difetto nel bilancio. Magari il bilancio più... Umano e spirituale che non quello economico, ma il saldo è sempre stato inattivo. Per ringraziare le volontarie e tutte le persone che in questi anni ci hanno aiutato, dedicandoci intere giornate oppure briciole di tempo, magari pensando con rammarico di avere fatto gesti troppo piccoli, eh, per rassicurare che la, per la causa della vita niente è abbastanza grande. Ma nulla è troppo piccolo. Per tutte le volte in cui ci sentiamo un po' sfiduciati rispetto alla grandezza delle cose che ci aspettano e alla pochezza dei nostri mezzi, vorrei raccontarvi una storia, una storia vera. Mi è molto cara e quando l'ho scoperta mi ha commossa perché è una esatta rappresentazione di cosa è la medicina, di come è nata. E che cosa non deve mai dimenticare di essere. Quello che vedete è un modo speciale di tenere la mano ad un paziente ammalato di Covid. Serve a calmarlo e a confortarlo, ed è fatto semplicemente da due guanti riempiti di acqua calda e allacciati alla mano del paziente. È la soluzione adottata da un'infermiera brasiliana, Lidiane Melo, 36 anni. Che lavora in uno degli ospedali di Rio de Janeiro. È stata già denominata la Tecnica della Manina o la mano di Dio. E ha un duplice scopo, medico ma anche psicologico. Lidiana, in un turno molto teso l'anno scorso, non riusciva a misurare la saturazione di un paziente. Alla stampa dichiara: la sua mano era molto fredda. Avevo messo in pratica la pratica prevista dalla, da, dalla tecnica infermeristica, ma non funzionava. La circolazione non migliorava. Avevo pensato di bagnargli la mano con acqua tiepida, ma a causa del rischio di contaminazione l'idea non era buona. Ci ho pensato un po' e ho messo l'acqua calda dentro i guanti chirurgici e gliel'ho avvolta sulla mano. La tecnica ha funzionato. E in tre minuti la circolazione è migliorata, l'infermiera ha potuto misurare la saturazione di ossigeno e iniziare il trattamento adeguato. La storia ha un anno, ma è stato soltanto il 14 marzo dell'anno scorso, del 2021, che Lidiana ha ritrovato la foto sul cellulare e ha deciso di postarla. La foto e la didascalia che l'accompagnava sono diventate rapidamente virali. E poi in un altro turno Lidianna racconta a Oglobo di aver avuto in consegno una signora molto agitata quando ha saputo che avrebbe avuto bisogno di essere intubata. Ha detto che non potevamo lasciarla morire, che doveva prendersi cura della famiglia, ma era spaventata. Mi ha chiesto di tenerle la mano, le ho detto che non potevo, che avevo altri pazienti di cui occuparmi ma che avrei fatto qualcosa. Ho messo in atto la tecnica e si è calmata. Ha detto che sembrava che le tenessi la mano e io le ho detto che non era la mia, che avrebbe dovuto pensare che fosse la mano di Dio che l'avrebbe aiutata ad uscire da lì. Ecco, questa è la medicina, che nasce non per risolvere i problemi e guarire, nasce per stare accanto, per accompagnare, per consolare. Nasce nelle quarantene dell'antichità, nei luoghi deserti per i lebrosi, quelli che Gesù talvolta incontra perché a rischio della propria vita gli si avvicinano per supplicarlo. Nasce nei lazzaretti e nei sanatori, dove si emarginano, si mettono al margine, alla periferia della società, unico presidio affinché le malattie infettive non colpiscano tutti gli ammalati. Ma poiché a questi ammalati si vuole bene, si vuole molto bene perché li si riconosce fratelli in umanità e per qualcuno anche fratelli in Cristo, cercando di fare il loro bene con abilità e coscienza si trova persino il modo, con la ricerca e la farmacopea, di guarire qualche malattia. Provandoci con saggezza e moderazione curando sempre, guarendo talvolta, abbandonando mai. Vorrei concludere con le parole dei vescovi. È il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. Le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni. Non si sottraggano a questo compito imboccando ipocrite scorciatoie, ma si impegnino sempre più seriamente a custodire la vita. Potremo così affermare che la lezione della pandemia non sarà andata sprecata. Grazie di averci tenuto compagnia fino a qui. Grazie di tutto quello che avete fatto e che farete per il servizio di accoglienza alla vita il Signore vi ricompensi molto meglio e in misura maggiore del nostro povero grazie e speriamo per la prossima giornata per la vita di potervi incontrare e abbracciare buona vita a tutti